Siamo al Vinitaly, sono in scena tutte le migliori eccellenze del nostro paese. Secondo lei, quali sono le tre cose da fare e le tre cose da non fare in termini di produzione delle eccellenze gastronomiche del nostro paese? Io credo che dovremmo imparare a essere uniti e non siamo capaci. Non siamo capaci perché pensiamo sempre di essere i più bravi, più bravi del nostro vicino, più bravi del nostro concittadino, compaesano, corregionale, connazionale. Invece dovremmo provare a essere solidali e sullo stesso piano. Allora veramente non è un modo di dire che l'unione fa la forza. A me è capitato di vedere all'estero spesso aziende vinicole andare da sole. E da sole vai alla guerra. Non è pensabile, bisogna pensare invece in collettivo, bisogna pensare di andare insieme, bisogna pensare di proporre non una bottiglia, non un marchio, ma come dicono i francesi un terroir, un progetto, un sogno. Io penso ancora di più a una cartolina e in questa cartolina c'è il paesaggio che è fondamentale. È una cartolina animata dove ci sono le facce delle persone che ci vivono e ci lavorano. Ci sono gli odori di quel posto, i profumi. C'è la sapienzialità di chi fa quel mestiere, che produce un formaggio, fa un vino. C'è l'etica, non avvelenare la terra, non avvelenare l'aria. E c'è la qualità dei prodotti. Se noi fossimo capaci e veramente... Io credo che l'Italia sia un paese da vendere, fra virgolette, per quello che si vede e per quello che si mangia e si beve. E quindi più che in termini di business, io vorrei che ci fossero i termini dell'accoglienza e dell'offerta della qualità in tutti i campi, che significa alberghi, ristoranti, fattorie, vigne, arte, tutto quello che ha a che fare con il bello e con il buono. Questa è una modalità. Se noi riusciamo a proporre al mondo le nostre incredibili cartoline, le nostre cartoline animate e profumate e odorose, noi, io credo, non abbiamo uguali nel mondo.